con il maestro Flavio Trevisan e Veronica Castro. Prego, accomodatevi. Veronica, lei è davvero bella. Una serata all'insegna della bellezza. Buonasera Trevisan, prego, accomodatevi. Andate dentro che vi stanno aspettando tutti. Ancora una Rolls Royce con due donne eccezionali questa sera. Oggigiorni occhi languidi, occhi fulgidi di passione ardor, per voi sento amor e ancor più timor, incontrarvi può per il mio dolor. Fossi stato allor, mi allontanti qua, dove regna amor e felicità, dove mai dolor, odio mai non va, se incontrato a me non vi avessi mai. Io non soffrirei, e ancor vivrei, triste il mio pensier, oggi giorni è, scampo ormai non v'è, al fatale amor, voi rapiste a me ogni bene il cuor. Buonasera e benvenuti, vi presento subito tutti gli ospiti di questa sera. Eccolo qui, abbiamo Sandy Show, che da tanto tempo ne abbiamo con le scarpe ai piedi questa sera, Albano, poi là dietro abbiamo Pamela Prati, eccola, Max Bertolani, Carmen Di Pietro, Stefania Cento, Antonella Angiolillo, Katia Ricciarelli. Quanto sei bella Katia, madonna, è incredibile. Gigi Proietti, Gina Lollobrigida, smagliante come sempre. Eccola qua, Natalia Estrada, il maestro Trevisan, Flavio Trevisan, Veronica Castro, l'avete già vista. Ma abbiamo anche Carlina Fracci, eccola qua, insieme a Beppe Menegatti, la Rosati, benvenuta Daniela, Giustina l'abbiamo appena vista. E poi abbiamo qui Gualerzi, eccolo qui Giancarlo Landini, abbiamo Le Noci, insomma, tutto un gruppo di amici veramente. Allora, adesso volevo dirvi una cosa, perché ci siamo riuniti in così tanti? Siamo riuniti per i 100 anni della Tosca, però lasciate che vi spieghi prima una cosa per la verità. Dunque, secondo me questa cosa non è esatta, la Tosca non ha 100 anni, la Tosca ha sicuramente 1000 anni, o forse ne ha soltanto 20, perché il genio di Puccini è stato quello di riuscire a prendere dei sentimenti proprio per se stessi e metterli su un palcoscenico. Quindi a noi piacerebbe giocare un po', questa è la parola esatta questa sera che vorrei usare, giocare un pochino per cercare di vedere quanto della Tosca c'è in noi e noi della Tosca. Sarebbe molto bello riuscire a fare questa cosa, però vi dico una cosa anche, se per caso voi non deste davvero la vita per poter andare a vedere un'opera, magari neanche il biglietto del tram, diciamolo pure, giù la maschera una volta tanto, vi divertirete lo stesso con noi, vi assicuro, state con noi perché andrà bene ugualmente, in quanto noi faremo, come vedete, una specie di piccolo varietà, prendendo lo spunto da quello che in fondo la Tosca ci ha tramandato, da quello che questo, ripeto, genio di Puccini ha fatto, perché vedere lì proprio, praticamente, amore, odio, vendetta, tradimento, tutti messi insieme, è una cosa entusiasmante, ma lo sapete, chissà in questo momento, in questo preciso istante, quante Tosche stanno camminando per le strade di Roma, perché qualcuna di queste sarà in preda a qualcuno di questi sentimenti, ancora oggi questa cosa continua. Ecco perché secondo me la Tosca è bella quando è viva, quando è qualcosa che riesce a toccarci anche oggi. E io comincerei subito, vi ho detto già fin troppo secondo me, aria straordinaria che, sapete, ogni regista cerca di mettere... Tu come l'hai fatta fare, Gigi? Quando hai fatto la tua Tosca, come la cantava lei? Chi? Visti d'arte e visti d'amore. Tosca, come la cantava? In piedi, inginocchiata, come l'avevi messa tu? Non te lo ricordi? Stava in piedi, sì, ahimè sì. Ecco, mentre la Kabaivanska, per esempio, ha detto una cosa bellissima. Dice, questa è una donna vinta, in questo momento ha perso tutto, è schiacciata dal destino, è schiacciata da ogni cosa, quindi preferisco rinunciare alla lunghezza dell'acuto, ma voglio essere piegata in due, essere su me stessa per poter dare tutto il pathos che c'era. E devo dirvi che l'ha centrata, se non altro storicamente, perché pensate che c'era stata Maria Gerizza, che era a Vienna, stava provando, e c'era Puccini che stava guardando queste prove, e durante la lotta con Scarpia, praticamente, mentre sono insieme, lei inciampa e cade, e piuttosto che fermarsi,
continua a cantare da praticamente inginocchiata vicino al coso. E Puccini ha detto: è giusto, questo deve accadere. Lei sta cantando non al tiranno, ma a Dio, è giusto che stia in quella posizione. E quindi è arrivata storicamente, malgrado adesso non so se il libretto dica il contrario, no, però no, veramente. Libretto non dice la deve cantare in ginocchio, la deve cantare in piedi, la deve cantare. Cioè, io sono di un parere, sentendo prima il discorso che facevi dicendo che arriviamo al vizio d'arte e naturalmente si blocca l'azione. Ecco, questo è uno dei punti che io sono anni che ci penso e che quando faccio le regie non voglio che succeda questo, assolutamente, perché noi, e qualcuno mi smentisca se è possibile, quando io ho visto sin da ragazzo, fino a pochi anni fa, benedette edizioni di Tosca continuamente, a un bel momento il nostro Scarpia, vedi, al tuo Mario non resta che un'ora di vita, e questo si alzava tranquillamente, andava lì alla finestra, si metteva lì e non succedeva più niente, e questa bella o si metteva nella dormese, buttava il tacco così che si vedeva la cosa, la mano così per vi. E che cavolo di discorso è questo? Quindi, dovete sapere essere... che Trevisani è un passionale, cioè, quindi un passionale. Ci farà vivere tutto, però Trevisani, cioè, hai bisogno, cioè, un attimo, vi no, devo ma... dire che un altro errore. Scusami se ti interrompo, perché è una cosa essenziale. Io sto scrivendo questo trattato sulla Tosca. Naturalmente, è naturale che qualsiasi cosa, qualsiasi informazione per me è oro colato. Ma non si deve interrompere un'azione. Adesso, pensate un momento, io sono d'accordo che era una preghiera, e lo è una preghiera. In genere, Trevisan, te la riassumo perché ho paura di darti la parola, se no mi vai avanti con la morte e la caduta della cosa. Però al finale me lo fai dire Te lo faccio fare, sì, il finale lo fa lui. Allora, Trevisan è andato da un medico e ha detto: scusate, ma nel momento in cui Tosca pugnala Scarpia, dice... questa cosa qui, questo gesto, lo pugnalo sulla schiena, e mi ha detto: non succede, perché il fendente deve essere mortale, se no quello ha tutto il tempo di urlare, di ribellarsi, di fare qualunque cosa, eccetera. Il primo colpo ti deve uccidere. Allora, adesso non vorrei che insegnassimo il diritto questa sera, però risultato, che così lo volete fare? Nemmeno così, non può arrivare nemmeno qua il colpo, perché neanche quello è mortale, ve lo diciamo subito. Allora, ecco a te la scena, dimmi come deve essere il colpo, come ha detto il medico. Allora, no, la cosa principale che lui mi ha spiegato, naturalmente, è che il colpo deve arrivare al cuore subito. Sì. Arrivando al cuore, il colpo deve, più importante ancora, la sorpresa che deve avere Scarpia. Scarpia è un capo della polizia, abituato ai delinquenti, vede, come in tutte le tosche che noi siamo abituati a vedere, la bella nostra Tosca messa con la mano, cioè, dietro. Facciamo Veronica, vieni un attimo, Fai Tosca. No, ecco, tu praticamente stai qua con la mano dietro. Non devi stare con la mano dietro. Tu devi pensare che qui noi abbiamo lo scrittoio e Scarpia sta scrivendo il salvacondotto dando le spalle. Lei deve arrivare all'ultimo momento. Lei, come diceva la Katia prima, diceva una cosa giusta. Il ragionamento che si fa Tosca è semplicissimo: o io riesco ad ammazzarlo subito, o altrimenti ci vado a letto. Quindi come fa? Allora lei prende lo stiletto, e fa tutto il palcoscenico lentissimamente. Lui non si accorge neanche che ce l'ha girato. A il momento che lui dice, finisce il salvacondotto, lo piega e fa: Tosca finalmente. E l'hai ucciso. E l'ha ucciso. Bravo. Perché lo ammazza in quella maniera lì e il colpo arriva al cuore. Però sembra magari così una cosa che abbiamo voluto puntualizzare. In realtà è importantissimo, perché se quest'opera deve in qualche modo rappresentare, diciamo, non è proprio verista, ma insomma la si voleva contrabbandare un pochino, vagamente per questo, diciamo che novecentesca, ecco, che è la cosa più giusta secondo me. Ecco. Bene, avete visto, questo era quello che c'era al Teatro dell'Opera soltanto 3 giorni fa. E adesso Veronica Castro, vieni Veronica, grazie. Allora, grazie. Dimmi, tu nelle telenovelas sei sempre come la Lollobrigida nei film, una donna estremamente passionale, no? Che ha questa, nella vita sei così? Io penso che si può perdonare l'essere una traditrice, come si dice? Sì, traditrice, che tradire, si può perdonare anche se... Sì, perché se sei passionale per amore si può perdonare tutto.
Ma in fondo lei però mette a repentaglio tutto quello che avevano costruito, era in fondo erano dei patrioti, della gente che non voleva assolutamente sottostare a quella situazione, capisci? Per cui nessuno vuole stare. Ma l'amore è più forte, tu dici? E l'amore, la passione, così. Ma nella vita tu fai follie? E io sono un poco pazza. Perché lei non mi sono mai sposata, penso. Proprio per quello. E anche perché sono molto gelosa. Sai che c'è un punto della Tosca molto bello, adesso ti spiego perché ti ho chiamato, perché c'è un punto molto bello in cui dice è meglio una conquista violenta, dice Scarpi a lei, no? Ha più sapore una conquista violenta che una libera scelta, un libero consenso, sono i versi esatti di questa cosa. Siccome c'è una canzone spagnola che io adoro, che si chiama Sabor a mí, è meravigliosa, pensate, ascoltatela bene questa canzone e notate quel finale, quando dice a un certo punto, io non so se esista l'eternità, ma anche allora, come adesso, tu sentirai nella bocca sapore di me. Sabor a mí. Ecco qui, Veronica Castro. Per tutti voi. Tanto así que yo guardo tu calor como tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza llevas ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tenga amor, eternidad, pero allá tal como aquí. En la boca llevarás sabor a mí. Tengo vanidad, de mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Veronica Castro, grazie, sabor a mí. Bellissima passione, grazie. Allora, dunque.